Da Passo Vezzena, antico confine tra Regno d'Italia e Impero d'Austria, imboccando la strada provinciale 9, ampie distese d'erba mutano in folti boschi. Sulla destra appare il cimitero austro-ungarico di Costalta, dal quale in pochi minuti si scorge Malga Mille Grobbe, dove si parcheggia per proseguire a piedi fino al forte Campo Luserna. L'area di posteggio è raggiungibile anche dalla Varone, percorrendo la strada statale 349 di Valdassa fino alla svolta a destra per la provinciale di Passo Vezzena e Luserna, paese cimbro la cui piazza centrale è preceduta da pochi chilometri di rettilinei e velocicurve. Seguendo le indicazioni per Asiago, si supera il centro e, continuando per la SP9, si trova sulla destra l'area di posteggio per la fortezza austro-ungarica. Scesi dalla moto, è un sentiero segnato lungo 2 chilometri a condurre fino al forte. Realizzato tra il 1911 e il 1914 in località Campo Luserna a 1549 metri di quota, fu soprannominato il Padre Eterno o anche Trincea d'Acciaio. Il forte era costituito da un trapezio corazzato circondato da un fossato protetto da vari ordini di reticolati. Dotato di 4 cupole per i cannoni e da altre 3 cupole corazzate impiegate per la difesa ravvicinata, si avvaleva del supporto di 2 opere fortificate secondarie, i fortini Oberweisen e Wietz, armati di mitragliatrici. Fu il forte più colpito dalle artiglierie italiane, che nei primi 4 giorni della Grande Guerra gli esplosero contro ben 5.000 proiettili, molti dei quali di grosso calibro. Il bombardamento mise a dura prova la guarnigione che, incapace di valutare esattamente la situazione, issò bandiera bianca. Intervennero quindi i vicini forti austro-ungarici Belvedere e Verle, che con colpi di artiglieria impedirono così alle truppe italiane di avvicinarsi e conquistare il Campo Luserna. Di recente, parte del forte è stata recuperata.